Radio RPL, diamo subito la linea ad Alessandra Mori e Carlo Cambi. Buon pomeriggio e bentrovati. Carlo, ci siamo? Beh, più o meno, dai, siamo qua. Più o meno. Hai ascoltato, Carlo, questa bellissima canzone che dà il senso alla puntata prima della nostra mitica sigla? Ti Certo. voglio ridire le parole. Milano ci accoglie a braccia conserte, un bel sorriso d'Europa, Bologna nel cuore una vecchia stazione e canzoni d'amore del dopo Venezia che affonda. C'è un treno che non ferma mai, qui nel Made in Italy, canta Ligabue. Carlo, io lo dico alla romana, aridateci il Made in Italy. Tu che sei stato a colazione non da Tiffany, ma da Ursula von der Leyen, con la quale tutti sappiamo che è un rapporto ormai di grande amicizia, so anche il menù, Carlo, latte di piselli e cornetto alla farina di vermi. Come stai? Hai digerito? Che ci racconti? Cara la mia Alessandra, Carlo, questa tu non me la conti colazione, giusta? Raccontaci, come è avvenuto questa colazione, questo pranzo? dunque, intanto ci ha servito la Nestlé, voglio dire, che Innanzitutto, ti non è è. piaciuta la canzone iniziale? La canzone era molto carina, molto bella, fa parte del nostro vissuto di ex ragazzi rivoluzionari. E adesso che ci hanno vaccinato, hai visto, siamo tutti a posto. Vabbè, detto questo, dalla signora von der Leyen ho Cosa ti ha fatto questa colazione. offerto? Cosa hai gustato? Latte di piselli, lo ripeto, e cornetto alla farina di vermi. Sì, e vino annacquato. Allora, la Ecco. faccenda, ora a parte gli scherzi, è molto seria e purtroppo quello che mi fa abbastanza specie è che il conformismo europeista non consente di raccontare alla gente cosa c'è dietro, perché non c'è soltanto, diciamo così, il ribrezzo per il latte di piselli, che poi latte non è, vorrei che fosse chiaro, non chiamatelo latte, ma insomma di questa spremuta di piselli, peraltro ottenuta dagli piselli gialli, che sono quelli che sono stati utilizzati fino a poco tempo fa per l'alimentazione animale, ok? Quindi neanche i pisellini verdi, quelli che vedete, molto carini, eccetera, eccetera, che peraltro la signora Nestlé, sotto una ben nota marca di surgelati, mette in vendita. No, sono i piselli gialli, quelli che servono per far mangiare gli animali che fanno poi il latte, ma noi no, siamo più bravi. Se vi spiego il processo industriale attraverso il quale si tira fuori la spremuta di piselli, vi viene male. Ma non solo, questo si accompagna con lo sdoganamento, come sapete, delle larve della farina, dei basi della farina, come primo insetto commestibile. E sapete perché l'Europa fa questa cosa? Questa è la cosa meravigliosa, cara Alessandra, Perché che dobbiamo Carlo? spiegare. Spiegacelo e poi voglio parlare un po' del Green Deal, ne parli anche tu oggi in un tuo articolo su The Economist, Esatto. l'abbiamo trattato molto approfonditamente. Dici? Perché c'è una direttiva FAO, apro parentesi, ricordatevi che ora, che al vertice della FAO c'è ora una signora nigeriana e ce l'hanno messa apposta perché vogliono far vedere che questo buonismo globalista si preoccupa degli ultimi della terra, e poi i nigeriani peraltro non sono gli ultimi della terra, perché semmai la fame riguarda un altro pezzo di Africa, non la Nigeria, che è un paese peraltro ricchissimo. Ma detto questo, la direttiva della FAO dice: siccome c'è la sovrappopolazione mondiale e c'è bisogno di mettere a disposizione delle proteine a basso costo, dovete cominciare a occuparvi di fare delle ricette alimentari che prevedano appunto proteine a basso costo e che affrontino l'eccesso demografico. Allora, non so E se fin qui, potete. diciamo, non è nulla, però No, c'è un fermati. però. Tutto questo va bene, tutto questo va bene se tu lo guardi in chiave mondo, ma se prendi l'Europa, l'Europa è in denatalità gravissima, quindi ha un abbassamento della popolazione e consuma pochissime proteine animali. Allora, l'assunto della FAO applicata all'Europa non ha senso, non solo non ha senso nutrizionale, non ha senso economico, tranne uno: consentire ad alcune multinazionali che si stanno Ecco. trasformando da multinazionali del food in healthy company, cioè compagnie, società che si occupano genericamente di salute e benessere, quindi sono
quasi gemelle di Big Pharma, di fare i loro comodi. E i loro comodi quali ed sono? Ed infatti è qui che volevo quelli arrivare, Carlo, perché dentro il Green Deal, che è uno dei pilastri del Recovery Fund, ci sarebbe questo cosiddetto ricatto, cioè favorire l'adozione del Nutri-Score, che salvaguarda le produzioni delle multinazionali, e cancellare l'agricoltura e l'agroalimentare, il nostro agroalimentare. E ricordiamo che cos'è a beneficio di tutti i nostri ascoltatori, che sono preparatissimi, ma lo ricordiamo, il Nutri-Score. Carlo? L'etichetta allora, semaforo, no? Che l'Italia non vuole, giustamente. Tra l'altro, ironia della sorte, il Nutri-Score è stato messo a punto da un epidemiologo francese, cioè non ce li leviamo più di torno, virologi, epidemiologi, questi proprio... No, ormai sono il nostro futuro, esatto. Carlo, te lo dico, sono il nostro futuro. Esatto. Allora, il Nutri-Score funziona su quantità stabilite, cioè un etto, la dose è un etto, non fa ovviamente nessuna equivalenza di calorie, ora poi vi spiego con un esempio che cosa significa, classifica gli alimenti in base al contenuto di sale, grasso e zucchero, punto. Ok? Per cui succede che ovviamente un netto di olio extravergine d'oliva si becca l'etichetta arancione, che è quasi mortale, la Coca-Cola Light si becca l'etichetta iperverde. Ma perché? Ma è evidente, perché nella Coca-Cola Light non c'è zucchero, poi ci sono gli edulcoranti di sintesi, quindi c'è della chimica, ma non c'è uno degli indicatori del Nutri-Score. È chiaro che guardate che un etto di olio extravergine d'oliva è tanta roba, voglio dire, ci si condisce, ma il punto qual è? È che se tu non tieni conto degli equivalenze, fai degli errori bestiali. Avete sentito un'altra cosa che gira, no? Il fatto che le vacche mangiano, consumano un sacco di acqua e mangiano un sacco di... Povere mucche. Buttano fuori un sacco di metano, di emissioni nocive. Bene, allora, se io vi dico un etto di insalata e un etto di filetto di manzo, è evidente che un etto di insalata consuma meno acqua e consuma... e produce meno anidride carbonica di un etto di carne. Il problema qual è? È che un etto di carne sono 260 calorie e un etto di insalata sono 15 calorie. Allora dobbiamo ragionare di equivalenza. E allora, esatto, se io prendo l'insalata e la porto a calorie equivalente della bistecchina per fare un etto, io ho bisogno di 2 kg di insalata, e quando andiamo a vedere quanta acqua serve per coltivare 2 kg di insalata rispetto a un etto di vacca di manzo, si scopre che l'etto di vacca consuma meno acqua dei 2 kg di insalata. Quindi, Carlo, questo economicamente quanto incide sui nostri produttori e poi anche su noi consumatori? Beh, in maniera enorme, perché il problema qual è? È che se tu hai un agroalimentare come quello italiano, declinato sulle, starei per dire, sulle produzioni dialettali, no? Che immagina per esempio la differenza che c'è fra la dieta di un lombardo e la dieta di un siciliano, sono poco paragonabili dal punto di vista della tradizionalità degli alimenti. Certo. Questa biodiversità, questa diversità agricola, questa sapienza artigianale ha costruito la fama del Made in Italy agroalimentare. Giusto per dare due dati, l'agroalimentare in senso stretto per questo paese vale 140 miliardi di euro, ecco, e di cui 50 dall'esportazione, con 3 milioni di occupati in senso stretto. Ma se lo allarghiamo, cioè ci mettiamo dentro i ristoranti, ci mettiamo dentro l'attrattiva turistica, ci mettiamo dentro il valore aggiunto agricolo, eccetera, eccetera, arriviamo a 500 miliardi che dipendono dalla nostra capacità di interpretare la biodiversità agricola e quindi di trasformarla, per un'occupazione che sta intorno ai 4 milioni e mezzo di persone, una quota di esportazione, mettendoci dentro anche l'introito turistico, che più o meno oscilla intorno ai 100 miliardi. Allora è chiaro a tutti che a livello internazionale questa massa d'urto
di un piccolo paese come l'Italia dà fastidio, soprattutto a chi? Alle multinazionali, che hanno una strada sola per vendere i loro prodotti, far sì che si omologhi il gusto, che tutti mangino le stesse cose e che le cose che vengono mangiate siano prodotte da un'agricoltura massiva, con le materie prime che non costano nulla perché ai contadini non vengono pagate, e ipertrasformate per fare in modo che ci sia un'omogeneità di gusto. Questo, ecco Carlo, mentre noi delineiamo la nostra bella colazione Made in Italy italiana, vuoi ridare il numero per gli ascoltatori, il numero della radio, se vogliono intervenire? Il nostro regista. Date il regista? Il numero, ok. Sì. 0266203529. Grazie. Benissimo, grazie. Allora, hai capito? E Carlo, sul Nutri-Score... La colazione che è indigesta, ok? Però fermati, l'ultima cosa e poi ti lascio la parola. Il problema qual è? È che tutta questa roba qui sta dentro un programma che si chiama Farm to Fork. E qua volevo arrivare, Carlo, tu mi hai preceduto, ma prima di questo volevo segnalare che il Nutri-Score, così odiato da tutti, è stato condannato, e questo va detto, anche dal ministro dell'agricoltura Patuanelli, il quale proprio ad aprile, poco all'inizio del mese di aprile, ha rilasciato una dichiarazione molto forte contro il Nutri-Score, che è un sistema da lui definito idiota. Ribalteremo i banchi della UE, lo ha detto Patuanelli. Se avremo occasione di sentirlo a breve, glielo chiederemo. Senti, che ne pensi? Tu lo sai che ne penso bene. Tu sai che io non sono mai stato stabile col Movimento 5 Stelle, ma devo levarmi il cappello di fronte a Stefano Patuanelli, perché ha paracadutato al Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari, che non è un ministero francamente dei più facili da comprendere come dinamiche, come regolamenti, esatto, come leggi, eccetera, eccetera. Ci ha messo una ventina di giorni a capire che dove sta la rotta giusta. E non solo ha detto questa cosa sul Nutri-Score, diciamo all'esordio del suo mandato, ma l'altro giorno, di fronte alla spremuta di Piselli, ha detto una cosa ancora più dura. Ha detto: se le multinazionali vogliono cominciare a dialogare con noi, ponendo in atto comportamenti come quello del vicepresidente della Nestlé, che è andato in giro dicendo abbiamo fatto la spremuta di Piselli e lui scorce la pasta in A, quindi è l'eccellenza, non ne parliamo nemmeno, non ci vogliamo neanche parlare. Devo dire che sostanzialmente Patuanelli ha parlato con una voce sola insieme a Gianmarco Centinaio, ma perché? Esatto, perché hanno parlato coralmente, esatto, perché di fronte all'interesse nazionale, alla difesa dei valori culturali, alla difesa delle nostre produzioni, non c'è una differenza di partiti, cioè la differenza tra buonsenso e malaffare. Ecco, ti ricordi, Carlo, quando Ricciardi, il consulente di Speranza, aveva attaccato la dieta mediterranea tempo fa? Ne parlammo qui in trasmissione, lo ricordi? Sì, e Ricciardi non capisco perché non sia stato ancora revocato. Vabbè, mistero della fede e dei conti. Senti, Carlo, poi c'è stata quest'altra boutade, a mio avviso, della dealcolazione, cioè più acqua nel vino, e voglio segnalare che è insorta anche l'eurodeputata Reggimenti, ricordi che tempo fa l'abbiamo intervistata, ha detto che anche lei farà delle barricate, insomma, sono insorti un po' tutti, devo dire, poi magari risentiremo non appena possibile. Sì, ma allora lì... Tu che sei un grande esperto di vini, dici. Allora, lì l'offesa è massima, ok? Qua si capisce bene che c'è un interesse economico pressante nelle multinazionali, abbiamo cercato tu ed io di spiegarlo adesso ai nostri radioascoltatori e alle nostre gentili radioascoltatrici, ma c'è un altro elemento invece sul vino che è fondamentale. Il vino non è un prodotto agricolo come gli altri, il vino è espressione di una civiltà, ok? Ricordiamoci che Dioniso, il re del vino, del mito greco, rappresenta il dio del ciclo vitale, perché mette in relazione l'oltretomba con la realtà dei viventi. Ricordiamoci che Noè scopre il vino. Tu hai detto Dioniso, che dir si voglia, alla latina o alla greca, e subito c'è un ascoltatore in linea. Lo prendiamo, Carlo, vediamo che cosa ci può raccontare. Vai. Prego. Pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Siamo a Montefalco.
città del vino. A lei piace il vino, quindi è espertissimo di vino. Io faccio macchine per fare il vino. Voglio dire questo, l'Europa deve esistere solamente per smettere di farci la guerra fra di noi. Solo a questo, poi il resto, le tradizioni, le culture devono restare quelli che erano, quelli che sono, e gli affari, se un tedesco piacciono i fagioli fatti in Italia, è un problema per la Germania, non è un problema per il Megamite. Non si può decidere a Bruxelles come si deve coltivare qualcosa, come si deve fare il vino, come si deve andare al bagno, come si deve usare la carta igienica. Non è possibile. L'Europa deve esistere solo per non farsi più la guerra. Chi dovrebbe parlamentare europeo? È vero, ha proprio ragione. Mi verrebbe da dire che ho intervistato il professor Corrado Cone, mente di altissimo profilo. Raccontaci, Carlo, questa tua bella intervista, dici. La leggerete sul Panorama, ma magari poi ne faccio un estratto anche per The Economy. Dacci un'anteprima su RPL. Che pone un problema straordinario. Lui dice... Sì. Ci stiamo avviando verso una dittatura della paura, la quale è funzionale a che cosa? Alla instaurazione di un regime di globalizzazione senza identità. Allora, se le cose vanno in quella direzione, voi capite che un paese come l'Italia, che ha nella esaltazione della sua tradizione, quindi delle sue capacità produttive legate alla propria storia, il massimo del valore aggiunto, noi ci dobbiamo mettere a contrastare con tutte le nostre forze questa deriva. Dice O'Connor una cosa interessantissima, quando dice... Guardate che stiamo andando verso il nichilismo, perché l'idea che non esista il rischio nella vita annulla la richiesta di provvidenza. E se si annulla la richiesta di provvidenza, e quindi noi perdiamo una visione, come posso dire, trascendente delle nostre azioni, queste azioni diventano esclusivamente regolazione di rapporti di forza e non costruzione delle comunità. Certo, perché non porta al contingente, no. Giusto Carlo? Il trascendente deve sempre sfociare in una contingenza positiva. Allora, ho capito bene, ho interpretato bene? Sei bravissima Alessandra, lavorare con te è un piacere, perché è un piacere reciproco. No, veramente. Però io capisco che sembrano discorsi molto complicati e molto alti, ma... No, possiamo, assolutamente no. Sono discorsi profondi, ma anche pratici, pragmatici. Infatti la possiamo fare molto semplice. Perché io faccio il vino? Faccio il vino per piacere, faccio il vino per economia, ma faccio anche il vino perché appartiene alla mia tradizione, alla mia cultura, ok? Giusto? Allora, perché me lo vogliono dealcolare? Sapete perché? Perché vogliono ridurre quello che è un valore culturale, cioè il vino, a commodity, a merce di qualsiasi tipo, per venderla ai paesi. Abbiamo un altro ascoltatore, Carlo, sentiamo. Il dibattito sentiamo. È sempre bello e positivo. Ascoltiamo, prego. Buongiorno, sono Marino da Brescia. Buongiorno a lei. È sempre un piacere sentirvi, veramente. Riguardo al vino, io la mia. Allora, prego. Perché qualcuno ha detto che nell'antichità, effettivamente è vero, il vino veniva diluito, ma era un vino diverso da quello che viene prodotto adesso a livello con i sistemi moderni. Era un vino molto corposo, molto denso, per cui era necessario aggiungere dell'acqua per poterlo diluire, ma attualmente è un'assurdità, è una bestemmia. Poi molto interessante quello che ha detto il signor Cambi adesso sulle motivazioni, che è veramente una cosa tremenda. Ecco, io non vorrei che a Bruxelles qualcuno, tra l'altro, avesse annacquato quello che c'ha nella testa. questa è la cosa che veramente mi frulla. Grazie, continuate così, arrivederci. Grazie, ciao. Grazie, buon pomeriggio. Carlo, hai sentito? Facciamo un gruppo per Bruxelles, RPL e tutti gli ascoltatori in direzione Bruxelles, che ne pensi? Si potrebbe fare un pullman di ragionatori per la libertà che vanno a
a Bruxelles dicono provate a ragionare per la libertà anche con un voi. Bel vassoio di tutti i nostri vini, di tutte le nostre tipicità, esatto. Penso che a quel punto si arrenderanno, che ne pensi? Questa cosa che dice l'ascoltatore di Brescia è meravigliosa e mi consentirebbe di aprire una parentesi storica stupenda. Allora, i romani effettivamente bevevano quello che si chiamava il mulsum. E pensate, c'era il sommelier ante litteram, che era il magister. Che bello, di Carlo, questi racconti meravigliosi, bellissimo. Che era il magister. Mi piace ascoltarlo. Il quale effettivamente diluiva il vino. Ma perché? Perché era un vino concentratissimo e che veniva fatto così concentrato per evitare che si ossidasse. Loro non avevano grandissima capacità di controllare le fermentazioni come facciamo oggi. È l'essenza, Carlo, è l'essenza. Vero? Esatto. E soprattutto questi vini venivano drogati, cioè pensate che addirittura qualcuno veniva diluito con l'acqua di mare, poi ci si metteva il miele, poi ci si mettevano le resine, perché a seconda del tipo di simposio che si voleva fare si davano delle gradazioni diverse. Ma attenzione, il vino era definito nella sua gradazione, poi veniva, come dire, annacquato per il consumo, quello che dice l'Europa. E abbiamo un'altra cosa. Telefonata, prendiamola subito, Carlo, che poi c'è la Vai. Pubblicità, quindi la pausa. Vai. Buonasera, siamo Simone qua. Da Treviso. Buonasera. Dopo questa spiegazione molto erudita, la mia vuole essere banale come affermazione, però quando ho sentito il discorso dell'annacquamento del vino da buon veneto, mi è venuta solo un'idea. Allora, quali sono i paesi d'Europa colpiti da questa cosa? Italia, Spagna, Francia, Grecia. Esatto, bravissimo. Questo non l'hanno fatto per la birra. Belgio, Olanda, Germania, vabbè, adesso non c'è più, Inghilterra. Allora, la domanda che mi faccio io da piccolissimo commerciante, al di là dei vini ricercati, l'elite, le etichette, quelle alte, il consumo di tutti i giorni, che è quello che fa i fatturati, quello frivolo, viene diviso in Europa tra vino e birra, punto. Questo è il pensiero che ho fatto io. Sarà banale, però vorrei vederlo tradotto in numeri. Di cosa stiamo parlando? Di quanti miliardi di fatturato a livello europeo? Grazie. Grazie a lei. Allora, te lo traduco io in numeri. Il fatturato della birra europea vale più o meno 3 volte quello del vino. Ok? Bene. Sì. Quindi fai conto che il fatturato del vino europeo valga più o meno, se mettiamo insieme Italia, Spagna, Francia e Grecia, siamo intorno ai, fammi fare i conti, 13 più 20, 33 più 4, 37 più 8, 45, il rapporto è 45 miliardi il fatturato del vino europeo contro un fatturato di circa 170 miliardi della birra, perché tu abbia un'idea. Questa cosa che questo ascoltatore dice in maniera così un po' provocatoria, cioè della divisione manichea tra i produttori di vino e i produttori di birra. Sì, sintetizza la cosa, Carlo, che è un minutino e siamo in pausa. È una cosa che ci sta come motivazione profonda, ma la motivazione profonda dell'Europa è un'altra, è non difendere più le produzioni legate ai territori, ma trasformare le produzioni agricole in commodities, cioè in prodotti generici per andare a pestare al passo della globalizzazione. Il vino senza alcol serve per aggredire i mercati, diciamo così, di religione musulmana, immaginando che lì si possano fare degli affari, ma è un po' come il nostro è un po' come il Faust. Se facciamo questo, vendiamo l'anima al diavolo. Siamo quasi in pausa, anzi in pausa, Carlo. Ci aggiorniamo tra pochissimo. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Al cinema viviamo insieme ogni emozione. Pazzesco. Quelle che colorano la vita. Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono. Che fanno brillare gli occhi. Che lasciano col fiato sospeso. E che ci riempiono il cuore. Cerchiamo di fare del nostro meglio. E a volte il meglio che possiamo fare è ricominciare da capo. Per poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow. ridiamo. Yeah! Yeah! Oh. Ride? Dai, raga, tutti insieme! No, ma guarda, che esagerato. Cinema fa sognare in grande. E questo è il sogno. Ogni volta nuovo di zecca ogni sera. Ed è molto esaltante. Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai. Assolutamente no. Accade solo al cinema. Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Scusa. Radio RPL, per intervenire con noi 02 66 20 35 29 e ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori e a Carlo Cambi. Eccoci qui, Carlo. Continuiamo. Eccoci il nostro qua. Simposio? In vino veritas, se vuoi, sì. Carlo. Se vuoi, sì, fammi domande, io ti darò risposte. In vino veritas, tu accennavi prima Farm to Fork. Cos'è? Sì, allora, Farm to Fork è questo progetto alimentare che ha dentro, che sta dentro il Green Deal, cioè dal campo alla tavola. State attenti, che cosa significa? Anche lì c'è una bella pennellata di greenwashing, cioè di verde per far apparire che è tutto bello. Significa, facciamo... Carlo, il simposio sembra che piaccia, quindi c'è un altro ascoltatore. Lo sentiamo, vabbè, vero? Avanti. Pronto? Siamo qua. Sì, prego. Allora, anni fa ci fu una produzione di report quando ancora c'era la Gabanelli che riprendeva supermercati della Scandinavia, non mi ricordo se era la Svezia o la Lituania o che cosa, che al supermercato vendevano il Barbera in bustini. Sì. Oggi in Italia aveva il Barbera. Costava una mazza. E allora, questi qua, cosa gliene frega dell'Italia? Gliene frega la mazza. No, bevo una Barbera che gli costa 0,5. Scusa, non lo so, non capisco. Allora, noi dobbiamo rimettere i dazi. Vuoi bere una cosa buona, bevi la cosa italiana. Vuoi bere la cosa in polverina, beviti la cosa in polverina. Non lo so, il latte in polverina fatto col piselli, ma bevitelo te. Boh, ciao. Ciao. Arrivederci. Mettiamo i dazi, Carlo, che facciamo? I dazi è impossibile, siamo dentro la comunità europea, come fai a mettere i dazi? Casomai dobbiamo uscire e che... andare dall'altra, esatto, parte. Casomai è l'Europa che mette i dazi per gli altri, ma no, ma c'è qualcosa di molto più grave che sta dentro peraltro il Farm to Fork, e cioè che noi stiamo facendo degli accordi internazionali, vedi il CETA, ma non solo il CETA, quelli col Mercosur, eccetera, eccetera, per cui abbassiamo la tutela delle DOP e IGP, nel senso che consentiamo agli altri di venderci degli alimenti che non stanno dentro sostanzialmente gli standard europei. Allora, il Farm to Fork è esattamente questo, cioè pigliare della roba, che basta che abbia il bollino bio, esaltarla e trasformare la dieta degli europei in base a questo progetto. Ma stai attenta,
perché la finalità non è quella di migliorare l'alimentazione, ma di abbassare l'impatto ambientale dell'alimentazione. Allora, in base a questo ragionamento, se io produco degli alimenti a forte impronta chimica o di forte sintesi chimica, probabilmente produco degli alimenti che hanno un potere, diciamo così, nutrizionale rilevante, non hanno un impatto ambientale misurabile secondo i criteri di Bruxelles e di fatto cancellano il protagonismo agricolo. Ma la cosa buffa è che questo progetto, questo programma Farm to Fork sta dentro la PAC, la politica agricola comune, per cui se noi ci opponiamo al Farm to Fork, che contiene il Nutri-Score come elemento fondante, rischiamo di essere tagliati fuori dalla PAC. Lo capisci che è un ricatto bello e buono questo? Produzione agricola, che è una parte importantissima in veste del PIL nazionale. Ricordi quando noi tempo fa facemmo l'intervista al presidente di Confagricoltura, Gian Santi, che era davvero molto molto arrabbiato per questo fatto del Nutri-Score, e accennò proprio a questo che tu ora stai dicendo, alla PAC. Esattamente, aspetta, una battaglia degli agricoltori, di tutti gli agricoltori. Senti Carlo, ma la Bundesbank mi sembra che si sia pronunciata contro il Green Deal, è vero? La Bundesbank ha fatto uno studio meraviglioso sul Green Deal, nonostante sia... Quindi ha già messo un paletto importante dicendo che insomma questo Green Deal non funziona così bene. È stata molto chiara, ha detto: se voi volete che il Green Deal funzioni, dovete proclamare un'ecodittatura. Perché ecodittatura. Perché sostiene la Bundesbank che per andare incontro agli obiettivi del Green Deal, cioè le case che sono energeticamente neutre, le emissioni zero, il comparto automotive che va rivoluzionato, cioè, si perderanno milioni di posti di lavoro. Ci saranno dei costi dell'energia molto aumentati e loro dicono: come fate a imporre ai cittadini europei di ristrutturare la casa col cappotto termico, per tanto per dirne una, se questi non hanno i soldi? L'unico modo che ci avete è o gli espropriate le proprietà immobiliari o gli mettete talmente tante tasse che questi sono costretti a fare i lavori, ma perché poi accettino di farli dovete fare un'ecodittatura. La verità vera, sai qual è? Che questo Green Deal è una enorme bufala, perché l'Europa, che vale il 10% delle emissioni mondiali, ha dichiarato che nel 2050 sarà ad emissioni zero, ma se anche l'Europa mette a zero le sue emissioni, abbiamo diminuito del 10% le emissioni. Allora, o c'è una rivoluzione globale dei sistemi di produzione e allora certe iniziative hanno un senso, oppure è semplicemente propaganda, o meglio ancora è il tentativo che stanno facendo egregiamente i tedeschi di riconvertire il loro comparto industriale e la loro produzione di energia a canoni diciamo verdi, facendola pagare a tutto il resto d'Europa. Sostanzialmente è il secondo tempo dell'unificazione tedesca. Detto questo, Carlo, con il nostro recovery, che comunque ha molte risorse per il verde, c'è anche un ministero dedicato questa volta, come le userà, come le vuole usare, insomma, che cosa si può fare con queste risorse? Tu ci credi, allora, ci scommetti su questo? No, perché questa è la grande scommessa del recovery, perché voglio venire subito ad un altro tema. Se per il verde ci sarebbero queste grandi risorse, non ci sono sulle donne e sui giovani. E mi ha colpito molto un dato alla vigilia della festa della mamma, delle mamme che sono state costrette a lasciare il lavoro e che non lavorano. Un dato sconcertante. Veniamo un po' su questo, Carlo, che credo che sia un tema importante. Sì, è un dato sconcertante, ma soprattutto è sconcertante in prospettiva. Cioè, attenzione, noi stiamo continuando a piangere sui posti di lavoro che perdiamo, ma non c'è nessuno che urla per fare in modo... Abbiamo un ascoltatore in linea, Carlo. Prego. Sono Gianni da Genova, un saluto a te Carlo e alla signorina bravissima. Allora, noi abbiamo i 2-pack, i 6-pack, quanti pacchi dobbiamo prendere qua in questo paese per capire
il vino è una cultura nostra, diciamo, di millenni. L'olio, t'ho visto una volta in una puntata quando sono arrivato a casa dall'abbazia di Farfa, di San Lorenzo di Siro, lì dalla Siria, no? Che veniva. Allunghiamo anche l'olio extravergine d'oliva, distruggiamo tutto. Già i nostri cervelli sono distrutti, con i vaccini poi non ne parliamo. Andiamo avanti così, andiamo indietro come i gamberi. È una cosa, altro che Nutri-Score, tutte queste schifezze qui. Bisogna, è il pilota automatico con il recovery fund. Qua ci stanno distruggendo completamente. E anche la Lega bisogna che si dia un po' una mossa, Poi il caro Martina, adesso è vicepresidente della FAO, no? Ci hanno messo la nigeriana e lui vicepresidente, no? Quelli che hanno distrutto tutto la sinistra. In Italia non c'è, da quel dico non c'è sinistra. Hanno distrutto tutto. Qua distruggono l'economia reale, l'economia virtuale, tutto falso, tutto finto. Anche le favole, andiamo a vedere che c'è la bella addormentata o Biancaneve che non può prendere il bacio dal principe perché doveva. Ha ragione, ci stanno togliendo anche i sogni, condivido con lei, esatto. Condivido. L'essere umano, la spiritualità, le tradizioni che sono cultura, e che la nostra diversità in ogni regione, se uno va a mangiare in certi posti di montagna o di mare, ci sono dei prodotti di eccellenza, ce li stanno distruggendo tutti. Altro che, per fortuna che ci siete voi, che ci sono delle trasmissioni come questa piccola radio, che ci parla di cose serie, non di velenate, come si dice a Genova. Grazie Gianni, un abbraccio! E grazie. Carlo, c'è un altro ascoltatore, sentiamo anche questo altro signore o signora che ci vuole dire sicuramente qualcosa di interessante, prego. È caduta. Speriamo che non si sia fatta male. Giulio, riprendiamola. Per consolare Carlo, allora gli dico che il pesto secondo Nutri-Score sarebbe rosso, quindi semaforo vietato, andiamo avanti. Dicevamo delle madri lavoratrici, tanto poi ritorneremo sicuramente sul vino e sul cibo, perché quando si parla di Made in Italy, ed è giusto così, tutti hanno giustamente la loro opinione. Dicevamo di queste madri che sono state costrette a lasciare il lavoro, c'è un rapporto di Save the Children sconcertante, 96.000 disoccupate. Che ne pensi? Maggio di che cosa abbiamo parlato? Polemiche. La povera Luana che è rimasta vittima del suo stesso macchinario, se ne è parlato pochissimo. I giornaloni sono stati pieni di Fedez o senza Fedez. Sì. E della signora Ferragni. Dunque, l'abbiamo scritto su Be Economy, l'hai scritto tu in maniera egregia, peraltro, complimenti Alessandra. Grazie. Io avevo già fatto notare che nel Recovery Fund c'è una spesa per asili nido e parto da qui perché qui è fondamentale, per asili nido che copre soltanto un quarto del fabbisogno di asili nido, ok? Carlo, ti interrompo, perdonami, c'è un ascoltatore, prima che lo mettiamo subito in linea. Pronto, ciao, Mauro da Reggio Emilia. Mauro, ciao, buonasera. Mauro. Vedi, per quanto riguarda il discorso del lavoro, io ho avuto modo di vederlo perché una volta, adesso ho 65 anni, quindi non lavoro più, ma nel 2005 mi trovavo a Bratislava, no? Quando la Slovacchia era da poco entrata nell'Europa. E c'erano tutte le aziende, io ero nel settore dei riduttori, c'erano tutte le aziende che lavoravano per delle industrie tedesche. E questo è uno dei mali dell'Europa, perché noi subiamo un dumping salariale e di tasse riguardo anche i paesi che sono entrati. E in più c'è un altro problema sul lavoro. Dal 2000 in poi, 2 miliardi e mezzo di uomini in Asia, in Indonesia, così, si sono messi a lavorare smettendo un'agricoltura di sussistenza.
per cui il lavoro da noi calerà sempre di più. A Reggio Emilia hanno dichiarato un investimento di 1 miliardo su un'area di 330.000 metri perché viene la Silk V, una società di americani e cinesi, per produrre una supercar, no? Elettrica. Inizieranno i lavori e termineranno i capannoni tra un anno e mezzo, poi inizierà la produzione. Io presumo già che sia una di quelle fregature galattiche, perché sono convintissimo che quando avranno fatto infiniti i capannoni, gli Stati Uniti, cioè l'investitore americano, se ne andrà e rimarranno i cinesi, che come succede dappertutto carpiranno tutti i dati, qualunque cosa, e noi saremo già belli che morti. È stata rifiutata da Modena e da Bologna e dicono perché facciamo la motorvalle anche noi. Il sindaco vecchio di Reggio Emilia, il presidente Bonaccini della Emilia Romagna, sono due perfetti imbecilli e rimarranno fregati come tutti noi. Ciao. Arrivederci. Mi pare un giudizio. Carlo, proviamo a fare una sintesi di queste cose e poi magari diamo un frammento di qualche altra cosa, perché il tempo stringe, il tempo con il Made in Italy vola. La sintesi è molto semplice: se tu vuoi fare occupazione femminile devi costruire gli asili nido, devi fare assistenza alla maternità e devi soprattutto fare rebounding, cioè devi riportare in Italia le produzioni che hai esternalizzato. Infine devi garantire parità salariale e devi dare degli incentivi alle imprese che assumono personale femminile. Vedi, ci sono alcuni imprenditori, e cito il mio amico della Valle, che hanno fatto, avendo una forte incidenza di manodopera femminile, hanno fatto quello che si chiama il welfare aziendale, cioè hanno costruito loro gli asili nido, hanno assunto loro le maestre che servono per accudire i bambini. Sì, Carlo, perdonami, hai toccato proprio il nervo, perché la maternità, e non ho paura a dirlo, in questo paese è diventata un tabù, cioè forse lo è sempre stata. Credo che sia questa una cosa veramente vergognosa. Sei d'accordo su questo? Sì. C'è un sessismo, quando una mamma è mamma non può più lavorare. Perché questo? Perché non ha le giuste garanzie, non le tutele, le garanzie. Posso diventare per un secondo cattivo? Quando ci dicono che gli immigrati pagheranno le nostre pensioni, dicono una cosa che è contemporaneamente vera e contemporaneamente falsa. La cosa vera cos'è? È che una società che non ha un incremento demografico non riesce a stare in piedi, ma tu non puoi ritenere di colmare il non incremento demografico importando braccia. Devi generare la tua nazione e devi favorire la maternità e devi dare alle donne consapevolezza del loro ruolo fondamentale nella società. Come si fa se nel recovery fund le risorse per le donne sono davvero pochissime? Ma questo è il punto. Di cosa me ne faccio del DDL Zan, che la prima discriminazione che rimane in piedi è quella di metà dell'umanità, che fra l'altro è proprietaria di quel meraviglioso mistero che è il dare la vita? Guarda, oggi la casa del latte, ora faccio una battuta che probabilmente piacerà ai nostri ascoltatori. Oggi la Casellati, la Presidente del Senato, ha inaugurato un busto della senatrice Merlin, che è quella che fece chiudere le case chiuse. Le case chiuse, che è stata la prima donna senatrice. La domanda che faccio io è, ma può un paese schierarsi contro il noleggio della vagina e promuovere l'uso del affitto? Questo è il punto. Noi stiamo facendo della demagogia su una cosa enorme, che è il destino della nostra nazione legato alla nostra capacità di procreazione. Ma per fare questo bisogna dare alle ragazze una prospettiva di vita, che è assistenza alla maternità. Abbiamo due telefonate, vedo, due telefonate. Prendiamole al volo, al volo. Pronto? Buonasera. Salve, sono Luca da Colico, saluto Cambi e anche la conduttrice. Io avrei una domanda al buon Cambi. Sì. Visto che lui si occupa di economia, una richiesta: lui potrebbe riuscire a scoprire
se qualcuno mi ha fatto una statistica di quanto ci costano da un punto di vista dell'assistenza sanitaria e sociale gli immigrati. Sì. Perché questa è una cosa che non dice mai nessuno. Perché è vero, cioè Saviano delira dicendo portiamo 1 milione di immigrati al sud per ripopolare, non so per quale motivo, eccetera. Ma oltre a essere quello che Marx definiva un esercito industriale di riserva, cioè l'importazione di immigrati serve solo a favorire il ricatto salariale e occupazionale dei lavoratori italiani. E questo, dico, potrebbe essere una riflessione che condivide anche qualcuno di sinistra, non solo io che voto Lega. Ma secondariamente, se hanno un basso costo di manodopera, siccome sono stati poco seguiti dal punto di vista sanitario da quando erano bambini, eccetera, e possono avere tante patologie non curate, eccetera, eccetera, perché io quando vado in ospedale e pronto soccorso vedo moltissimi immigrati che giustamente affidiamo un'assistenza sanitaria, ci mancherebbe, però io vorrei sapere anche qual è il bilancio costi barra benefici, perché questo dato qua non viene mai divulgato. Tutto qui, grazie di ascolto. Allora, il dato preciso non hai lo un so. Compito, Carlo, eh? Hai già un compito, il pezzo di domani lo hai già segnato. Martedì do la risposta definitiva, posso dire al nostro ascoltatore che ogni immigrato ci costa in termini di assistenza sanitaria, in termini di previdenza e in termini ovviamente di accoglienza. Che poi il livello di accoglienza gli diamo sia un'accoglienza degna di questo nome è un altro paio di maniche. Forse c'è un'altra telefonata, Carlo, forse, non so se è ancora in linea. Sì, c'è un'altra telefonata, sono qua. Buonasera. Sì, ciao, buonasera, chiamo dal Friuli Venezia Giulia, buonasera, ciao. Bella, allora sera, io avrei invece, volevo stare, secondo me, nell'argomento, ma contemporaneamente, come dire, in qualche modo anche spostarmi dall'argomento che però credo che poi dopo si può ricondurre. Il tema delle maternità non è solo un tema, come dire, legato all'asilo nido, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è una parte. Il tema della maternità e dei figli è legato anche ai presidi dei territori e ai presidi delle culture dei territori. Questo discorso potrebbe sembrare anche, come dire, un discorso semplicistico, ma non è così. Alla lunga, quando i territori non sono presidiati, si desertificano. Spariscono le culture, spariscono le tradizioni, sparisce anche, come dire, anche un modo di lavorare, un modo di vedere il lavoro. L'altra cosa era che questo discorso che si fa ormai dalla mattina alla sera sugli emigrati, e noi, come dire, come Lega dovremmo anche imparare a spingerlo in maniera diversa, è quello legato agli spazi mondiali. Capisco che, come il ragazzo di Modena, il signor di Modena che interviene come intervengo io tante volte, parla di tecnologia, parla di quello che ci rubano, di quello che ci ruberanno i cinesi, eccetera. Ma il tema è che non ci porteranno via la tecnologia, porteranno via gli spazi, perché è solo così che riusciranno a sopravvivere. Quindi dobbiamo cercare di capire come impostare la nostra battaglia, che deve essere di presidiare totalmente la nostra nazione, e perché ci sono le motivazioni non solo di presidio, ma anche proprio di cultura, e di tradizione, eccetera, 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 e di identità. E l'altra cosa è lo spazio. Io vorrei più interventi legati a persone che si occupano di spazi umani, di spazi che stanno per essere portati via da questo altissimo numero. E quando non sono portati via, queste persone vengono comunque bloccate in piattaforme, come dire, vedi Libia, vedi dove la gente viene anche maltrattata o quant'altro, ma però prima o dopo tutto questo, evidentemente da qualche parte questo spazio dovrà, loro se lo prenderanno, ok? Grazie. Allora, Carlo, abbiamo pochissimo tempo, gli ascoltatori sono preparatissimi, è bellissimo davvero interloquire con loro. Dovremmo fare una trasmissione intera su questo tema, ma magari la faremo, per flash. Sì, è tutto vero che la maternità, però datemi retta, assistere la maternità è fondamentale. È evidente che gli spazi sono, come dire, fondamentali in una strategia economica e anche demografica, ma il punto centrale è che noi dei nostri spazi non sappiamo che farcene. Quando io leggo il Recovery Fund e mi rendo conto che è tagliato sulle aree metropolitane, ignorando il fatto
che il 60% della popolazione italiana vive in comuni al di sotto dei 5.000 abitanti e un 15% vive sull'Appennino e un altro 8% vive sulle Alpi, cioè in aree disagiate, dove non c'è nessun tipo di intervento, è evidente che questo ragionamento sugli spazi è un ragionamento di fondamentale interesse economico. Ma per stare ai cinesi, semplicemente una battuta, voi non troverete mai un trattato di arte militare cinese che imponga che preveda lo scontro in campo aperto. Il grande generale Xinzhu cinese aveva come tattica quella della pervasione. Infatti i cinesi fanno come la gramigna nei sistemi economici, arrivano, si espandono, infestano e dopo che hanno pervasivamente conquistato lo spazio economico, dominano. Quello che noi abbiamo fatto è di delegare al sud-est asiatico e alla Cina la manifattura, convinti che noi potessimo vivere del post-industriale. Non è così, è un errore che ha fatto l'Europa sommamente, tant'è vero che Trump la prima cosa che ha fatto quando è diventato Presidente degli Stati Uniti ha messo le tasse a tutte le imprese che portavano fuori lavoro, e Biden continua su quella strada perché fortunatamente in America non c'è una discontinuità a destra e a sinistra, c'è prima di tutto l'interesse americano, purtroppo in Europa c'è prima di tutto l'interesse tedesco e non prima di tutto l'interesse europeo. E allora da questo punto di vista, se continuiamo a delegare manifattura fuori dai confini nazionali, non abbiamo né capacità di gestione dello spazio demografico, né capacità di gestione dello spazio geografico, né tantomeno capacità di gestione dello spazio demografico, cioè incremento della natalità, tutela per le donne lavoratrici, incentivo alla famiglia. Questo è la vera scommessa, però purtroppo ci stiamo concentrando su tutt'altro. Stiamo pensando che difendere i diritti giusti di minoranze sia sostitutivo del difendere invece il diritto della maggioranza di continuare a dare un'identità al nostro popolo e una ricchezza alle nostre famiglie. E una piccolissima cosa in chiusura, Carlo, dovremmo prenderci presto anche il nostro spazio turistico, ne parleremo sicuramente il prossimo martedì, vero? Beh, sul turismo ci sono delle cose straordinarie da dire, l'ultima che mi viene in mente, la butto lì, ho scoperto che il famoso Green Pass, quello che dovrebbe essere il passaporto vaccinale, sarà a pagamento, ci rimetteranno la tassa di circolazione. Ah, benissimo, questo sì che è davvero una notizia splendida per chiudere. La tassa di circolazione. Sì, nel senso che per avere il passaporto verde dovremo pagare il certificato, lo pagheremo al medico di base e poi quando arriverà quello europeo lo pagheremo all'ASL, perché per farci girare vogliono che noi abbiamo il passaporto verde, ma per darci il passaporto verde voglio che noi paghiamo una tassa. Ok. Carlo, allora ci dobbiamo salutare tra pochissimo, un pensiero e un'anticipazione per il prossimo martedì, vogliamo darla o vogliamo poi essere allora, così, vogliamo fare il nostro martedì, scoop del martedì, come vogliamo fare? Non lo so, tu sei maestra in questo, sicuramente io devo una risposta sul gravame assistenziale dei migranti, e questo la risposta che daremo. Vai. Ma io credo che il prossimo super veloce stiamo chiudendo super veloce. Dovremo parlare di turismo, di riapertura, di nuovo decreto sostegni e purtroppo dei conti dell'Italia che continuano a non andare bene. Io ti abbraccio e abbraccio tutti quanti i nostri ascoltatori. Ciao Carlo, a martedì. Ciao, a martedì prossimo. Avete ascoltato?